Mettiamo le cose in chiaro, il titolo non è clickbait e tutto quello che vi racconterò in questo video è vero. Vi sembrerà tutto, ma dico tutto, pazzesco. Ma ahimè, qua non si scherza, soprattutto quando c'è di mezzo la divina provvidenza. E quindi, iniziamo. Questa storia parte da lontano, ma molto, molto lontano, sia nello spazio che nel tempo. Siamo in Giudea, intorno al V secolo a.C., quindi circa 2500 anni fa. Lì c'era Ezechiele, uno dei profeti maggiori della religione ebraica e anche di quella cristiana. Ezechiele ebbe la profezia del terzo tempio di Gerusalemme, un tempio che durerà per sempre e sarà dimora permanente di Dio. Passano gli anni e di questo tempio neppure l'ombra. Una incompiuta peggiore della Salerno Reggio Calabria. Passano i secoli, ma anzi, che dico, i millenni, e nel 1969 nasce Terry Davis. Da ragazzino, Terry impara l'assembly su un Commodore 64. Qualche anno più tardi si laurea presso la Arizona State University in ingegneria elettrica. Dal 1990 in poi lavorò per molti anni per la Ticketmaster come programmatore VAX. Tuttavia, qualcosa era destinato a cambiare per sempre nella sua vita. Una malattia si annidava dentro di sé. E di cosa si tratta? Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Storia, l'ultimo prima di andare in ferie. Poi ci vediamo tutti a settembre. Oggi parliamo di Temple OS, il sistema operativo progettato e sviluppare per il volere, e non sto scherzando, dell'Onnipotente. Ma prima di cominciare, se non volete prendere la dannazione eterna, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina degli avvisi. Altrimenti passerete l'eternità a pentirvi per i vostri peccati. Detto ciò, andiamo a vedere cosa accade al nostro eroe di questa storia, ovvero Terry Davis. Prima di andare avanti, piccola ma grande disclaimer. Questo video non ha un lieto fine. Infatti è un video a metà strada tra FK Storia e un video di True Crime. Vengono trattate tematiche particolari come le malattie mentali e la terminazione volontaria, non di gravidanza, ma bensì della propria esistenza. Non voglio utilizzare la parola ben specifica perché poi YouTube si emoziona. Quindi, se pensi che questi temi possono urtare la tua sensibilità, allora ti consiglio di fermarti qua. Non c'è alcun risentimento. Non ti sei fermato? Allora sei coraggioso, perché Terry Davis purtroppo non stava molto bene. Infatti nel 1996 ebbe degli episodi maniacali che lo costringevano a diversi ricoveri in ospedale per la sua salute mentale. Inizialmente gli fu diagnosticato un disturbo bipolare, ma i medici, ahimè, si sbagliarono. Infatti era schizofrenico. Dunque io non sono uno psichiatra, però è bene fare un quadro di cosa sia questo disturbo mentale. Dunque, la schizofrenia è un disturbo mentale molto complicato che si può manifestare in diversi aspetti. È una psicosi cronica, questo significa che l'individuo ha una severa alterazione dell'equilibrio psichico. Essendo cronico, ce l'ha 24/7. E quali sono i sintomi più comuni della schizofrenia? Dunque, si va dal voler evitare la gente alle allucinazioni uditivi, dalla mancanza di affetto verso gli altri ai deliri paranoidi. Cioè, si è convinti che ci sia qualcuno lì fuori che vi stia perseguitando. A causa della schizofrenia, Terry Davis non ebbe più modo di trovare un lavoro e quindi rimase disoccupato a vita. Tornò infatti a vivere dai suoi genitori e prendeva un indennizzo dallo Stato per la sua disabilità che gli consentiva di tirare avanti. I genitori erano molto cattolici, molto credenti, ma lui inizialmente era ateo, fino a che non ebbe quello che lui stesso definì un episodio di rivelazione. Cos'era questa rivelazione? Beh, lui sostiene di essere stato in diretto contatto con Dio che gli ordinò di costruire il terzo tempio di Gerusalemme. Ora, Dio quando dà questi ordini, a quanto pare, non fa una sorta di colloquio di lavoro, perché dal mio punto di vista per fare il terzo tempio di Gerusalemme ci vuole come minimo un geometra
o quantomeno uno che sa impastare il cemento e mettere in fila due mattoni. Ma no, scelse Terry Davis, che sicuramente era un ottimo programmatore, ma di sicuro non era un muratore eccezionale. Si mise d'impegno e creò un sistema operativo che aveva un'interfaccia come quella dei disk operating system del passato, ma nonostante ciò, per fare questo sistema operativo impiegò 10 anni della sua vita. Nel 2013 Terry annunciò di aver completato Temple OS, un sistema operativo con multitasking cooperativo, quindi senza pre-rilascio, multicore, senza connettività e non solo era open source, ma è anche di dominio pubblico. Supporta il file system FAT32 e RedC, un file system di sua invenzione. Supporta una risoluzione 60x480 con VGA a 16 colori. Ora, dovete sapere che alcune di queste specifiche, tipo la risoluzione 60x480, sono specifiche definite direttamente da Dio in persona. Questo perché una tale risoluzione sarebbe stata più semplice per i bambini di disegnare illustrazioni di Dio. Il sistema operativo Temple OS include anche un simulatore di volo e un compilatore. Compilatore di cosa? Beh, prima di dirvelo è importante che io vi dica con quale linguaggio è stato scritto Temple OS. Di sicuro ci sono aspetti in Assembly, in particolare Assembly X86, e questo, vabbè, ce lo aspettiamo. Terry sviluppò anche un linguaggio di programmazione specifico che si trova a metà strada tra C e C++. Inizialmente lo chiamò C++, ma non era troppo biblico, infatti successivamente lo chiamò Holy C. Molti di voi penseranno che Holy C significa C santo, che in effetti è vero, anch'io inizialmente l'ho pensato. Tuttavia, quando poi ho pronunciato ad alta voce Holy C, mi sono reso conto che ha la stessa pronuncia di Holy C, scritto in questa maniera, che è il termine inglese per definire la Santa Sede. Quindi, il compilatore all'interno di Temple OS è un compilatore di Holy C. Quindi ricapitoliamo, abbiamo Holy C, il file system Red C, Temple OS con specifiche dettate direttamente da Dio. Il progetto del Terzo Tempio di Gerusalemme fu accolto con compassione dalla critica. Le riviste online Tech Republic e OS News hanno pubblicato delle recensioni positive su Temple OS. Tuttavia, OS News bandì Terry Davis per via dei commenti ostili fatti da parte sua nei confronti dei lettori della rivista, nonché del loro staff. Nonostante il suo ban, Croc Kamen di OS News ha scritto che Temple OS dimostra che la programmazione può ancora essere un hobby. Perché tutti sono seri al giorno d'oggi? Se io voglio fare un sistema operativo che usa la danza interpretativa come metodo di input, dovrei poterlo fare. Le aziende come la Apple che siano dannate. L'ultima versione di Temple OS risale al 2017. Terry Davis purtroppo muore nel 2018. Si trovava a camminare vicino a dei binari del treno quando un treno lo ha preso. Non è stato chiaro se sia stato un incidente o un suicidio. Secondo la polizia, Terry stava camminando con le spalle rivolte verso il treno e si girò un attimo prima di essere colpito. Il macchinista del treno sostenne che si è tolto la vita e che non è stato invece un incidente. Mesi prima della sua dipartita se la passava molto male. Era un senza tetto e non prendeva più le medicine perché, a suo dire, gli limitavano la creatività. Alcune persone della sua community, che si era creato in quegli anni, gli volevano dare un supporto, ma lui rifiutò sempre. Andò a vivere per un breve periodo da sua sorella, poi andò a Portland in Oregon, dove fu arrestato perché la polizia era stata informata che Terry poteva essere una minaccia per la popolazione perché aveva manifestato la volontà di uccidere se Dio glielo avesse detto. Prima della sua morte rilasciò un video in cui diceva che aveva rimosso gli altri suoi video perché non voleva sporcare internet e che aveva imparato come purificarsi. Nonostante i suoi problemi di salute e la tragica dipartita, Thomo Holwida di OS News scrisse: Davis era chiaramente un programmatore dotato. Fare un intero sistema operativo da solo non è una cosa da poco
ed è triste vedere che lui sia stato colpito da questa malattia mentale. Alcuni fan lo descrivono come una leggenda nel mondo della programmazione. Un ingegnere informatico ha descritto Temple OS come un grattacielo costruito da un solo uomo. In qualche modo possiamo dire che Terry Davis è riuscito a costruire il Terzo Tempio di Gerusalemme. Da quel che so, io sono il primo a parlare di Temple OS su YouTube Italia. Ci sono diversi video, soprattutto in inglese, ma non solo. Usando la VPN non ho trovato alcun video italiano, ma se mi sto sbagliando, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. A differenza delle altre volte, vi lascio mostrandovi l'ultimo video pubblicato di Terry Davis. Ovviamente il video è in inglese, ma l'ho sottotitolato per voi. Vi ringrazio ancora una volta per la vostra attenzione e vi lascio con le ultime parole pubbliche di Terry. Ciao Kino. Well, I'm King Terry and learned how to purify myself in a horribly impure environment. It's pretty rough living homeless and in a field outside a little town. And coming into their library, and it's a very pure town, and must have been an extreme shock to them to see such a horribly sick person come in here and pollute everything. And it was a lot of torture to snap me into an ability to handle purity for this job. There's a little castle over there. Let's see, where's that castle? There it is. Oh no. So that's a little castle. I don't know. I really like this library. So, come here and use their computer and smoke out here. They must have been freaking out because such an impure person was in their presence. Oh well, I was clueless. Now I used to have a respect for purity. So, well, it's good to be king. Wait, maybe. I think maybe I'm just like a little bizarre little person who walks back and forth. Whatever, you know. But.